Ciao ragazzi, adesso vi presenteremo tre diverse scenette per illustrarvi tre diversi tipi di comunicazione. Voi state attenti ai dettagli e alle differenze tra una scenetta e l'altra per rispondere poi alle domande che vi faremo. Nelle scenette siamo a scuola, Laura farà la parte dell'allieva e Damiano farà la parte dell'insegnante. Ecco la prima. Buongiorno Laura, compiti? Buongiorno. Allora, le 12 espressioni ci sono tutte, ci risiamo. Sempre lo stesso errore, Laura. Come? Come? Sempre lo stesso errore che c'è da un mese. È un mese che facciamo questo esercizio, questi esercizi, tu ancora fai sempre lo stesso errore, ma li riguardi almeno. Quale delle espressioni? Non lo sai nemmeno, nemmeno te ne sei accorta. Complimenti, tra una settimana c'è la verifica, come fai a correggerla, a farla bene tu? L'avevo anche riguardata. E per fortuna che l'hai riguardata, per fortuna che l'hai ricordata, così non va bene. Per venerdì le voglio rifatte tutte Laura, così non va bene. Buongiorno. Buongiorno Laura. Buongiorno. Buongiorno. I compiti? Sì. Aspetti. Sì, questi. Qui ci sono solo 10 espressioni. Laura, qui ci sono solo 10 espressioni, però. Certo, 10 espressioni. Eh no, io avevo detto 12. No, non mi sembra. Sicura? Ma a me sembra di aver scritto 12 espressioni dalla 1 alla 12. Io sono convinta che erano 10. Convinta? E comunque quelle sono. Vabbè. Hai letto così sulla lavagna? Sì. Ah, vabbè, vorrei dire che mi sono sbagliato io. Però qua, qua mancano i passaggi. Avevo detto di fare tutti i passaggi. No, ho sintetizzato un po'. Hai sintetizzato? Sì, quelli più semplicemente. Mi hai scritto solo il risultato? Quelli più semplicemente. Sempre, te erano semplici, allora... Sì, comunque sono giusti i risultati. Il risultato è giusto, quindi... Sì. Sì, però questa qua è sbagliata, vedi? Qua è proprio sbagliato. Qua... Ascolta, se non ti fa niente, me la rifai per venerdì che... Per venerdì? Per il compito di storia venerdì. Giovedì? Quando abbiamo matematica la prossima settimana? Lunedì. Potrei farcela per lunedì. Saresti gentilissima. Ci proverò. Grazie, Laura. Buongiorno Laura, tutto bene? Buongiorno, bene, grazie. Compiti? Compiti. Oh, eccoli qua. Eccolo qua, la solita pagina ordinata. Bravissima Laura. Grazie. Bravissima. L'ordine è importante in matematica. Tieni sempre questa bella virtù che andrai sempre bene. Grazie. 12 espressioni, molto bene. Però qua c'è un errore. Dove? Sì, qua, vedi. Hai fatto prima le operazioni nella quadra e poi nella tonda. Certo. Dovevi fare il contrario. Certo, è per questo che poi ho riscontrato dei problemi nel terzo passaggio. Sì, sì, poi il risultato non viene. Mi raccomando, ripassa bene. Sì, sì, assolutamente. È importante, questo qua è fondamentale. Certo, riguardo tutto a casa. Benissimo, riesci a rifarmele per venerdì? Certo, certo. Così lunedì c'è la verifica e se c'è qualcosa da sistemare riusciamo a farlo in tempo. La ringrazio. Va bene, grazie a te. Grazie. Ok, noi abbiamo terminato con le nostre vignette e speriamo vi siano piaciute e... Adesso riflettiamoci insieme. Buongiorno Laura, compiti? Buongiorno, eccoli. Allora, le 12 espressioni ci sono tutte. Ci risiamo. Sempre lo stesso errore, Laura. Come? Come? Sempre lo stesso errore che c'è da un mese. È un mese che facciamo questo esercizio, questi esercizi, tu ancora fai sempre lo stesso errore, ma li riguardi almeno. Quale delle espressioni? Non lo sai nemmeno, nemmeno te ne sei accorta. Complimenti, tra una settimana c'è la verifica, come fai a correggerla, a farla bene tu? L'avevo anche riguardata. E per fortuna che l'hai riguardata, per fortuna che l'hai ricordata, così non va bene.
Per venerdì le voglio rifatte tutte Laura, così non va bene. Buongiorno. Buongiorno Laura. Buongiorno. Buongiorno. I compiti? Sì. Aspetti. Sì, questi. Qui ci sono solo 10 espressioni. Laura, qui ci sono solo 10 espressioni, però. Certo, 10 espressioni. Eh no, io avevo detto 12. No, non mi sembra. Sicura? Ma a me sembra di aver scritto 12 espressioni dalla 1 alla 12. Io sono convinta che erano 10. Convinta? E comunque quelle sono. Vabbè, hai letto così sulla lavagna? Sì. Ah, vabbè, vorrei dire che mi sono sbagliato io. Però qua mancano i passaggi. Avevo detto di fare tutti i passaggi. No, ho sintetizzato un po'. Hai sintetizzato? Sì, quelli più semplicemente. Mi hai scritto solo il risultato? Quelli più semplicemente. Sempre, te erano semplici, allora... Sì, comunque sono giusti i risultati. Il risultato è giusto, quindi... Sì. Sì, però questa qua è sbagliata, vedi? Qua è proprio sbagliato. Qua... Ascolta, se non ti fa niente, me la rifai per venerdì che... Per venerdì? Per il compito di storia venerdì. Giovedì? Quando abbiamo matematica la prossima settimana? Lunedì. Potrei farcela per lunedì. Saresti gentilissima. Ci proverò. Grazie Laura. Buongiorno Laura, tutto bene? Buongiorno, bene, grazie. Compiti? I compiti. Oh, eccoli qua. Eccolo qua, la solita pagina ordinata. Bravissima Laura. Grazie. Bravissima. L'ordine è importante in matematica. Tieni sempre questa bella virtù che andrai sempre bene. Grazie. 12 espressioni, molto bene. Però qua c'è un errore. Dove? Sì, qua, vedi. Hai fatto prima le operazioni nella quadra e poi nella tonda. Certo. Dovevi fare il contrario. Certo, è per questo che poi ho riscontrato dei problemi certo. Nel terzo passaggio. Sì, sì, poi il risultato non viene. Mi raccomando, ripassa bene. Sì, sì, assolutamente. È importante, perché questo qua è fondamentale. Certo, riguardo tutto bene. A casa. Benissimo, riesci a rifarmele per venerdì? Certo, certo. Bene, così lunedì c'è la verifica e se c'è qualcosa da sistemare riusciamo a farlo in tempo. La ringrazio. Va bene, grazie a te Laura. Grazie.